Io non ho grandi cose da dirvi, se non quello che ho detto sempre durante le serate delle lezioni, che l'ONAV è un punto di partenza, non è la fine del diploma, consegnato il diploma, arrivederci, va bene così. No, per me è un punto di partenza. Si parte da qui per andare avanti, è come la scuola. Finito l'esame di maturità, la scuola si lascia un po' in disparte, ma la scuola vi ha lasciato un diploma che, o bene o male, vi serve per la vostra vita, vi serve per andare avanti. Il risultato dell'esame è stato decisamente positivo, avete lavorato molto bene sia nella parte degustativa che in quella scritta e quindi da parte mia veramente, prima di dare la parola al Presidente, un benvenuto particolarmente sentito nelle fila della nostra organizzazione, che è poi una grande famiglia composta oggi da, prima di fine anno dovremmo arrivare a 9.000 soci, ma 9.000 soci reali, paganti, frequentanti, attivi, quindi veramente più sparsi su tutta l'Italia, su tutte le province d'Italia o quasi tutte le province. Questa sera abbiamo con noi anche qui il neodelegato regionale, Guido Raidero, che è il delegato provinciale di Torino, che guida una sezione veramente potente. Puoi dirlo? Posso dirlo? Dillo, Siamo la sezione più grande d'Italia, più numerosa d'Italia, dillo. E ma adesso a grazie te la alla parola. collaborazione, grazie Michele, grazie alla collaborazione di tutti i soci che ci seguono e ci supportano. Quindi per me è un grande piacere essere qui questa sera, è la prima volta che partecipo a una consegna dei diplomi fuori dalla mia sezione. Fa piacere vedere tanti volti giovani, tanti volti che hanno voglia di esprimere le loro potenzialità. Sapete perché si fanno i presidenti? Perché devono fare discorsi. Io sono un discorsificio, quindi dovete beccarvi anche il mio discorso, perché è naturale che sia così. Cercherò di rendere il più semplice possibile, comunicarvi le cose che penso voi dobbiate sapere, avendo terminato e questa sera riceverete il diploma di assaggiatore di vino, che io ricordo con ottima memoria, perché non ho preso 300 anni fa, ma ho acquisito nel 98, quindi non tempo memorabile, non sono 25 anni, sono abbastanza giovane. Questo vi dice una cosa immediatamente chiara, che nell'ONAV questo è un po' di tutti, nel senso che anche una persona che viene da fuori nel 2000, entra nell'ONAV, si dà da fare un po', diventa presidente, quindi vuol dire che non è un ONAV statico, monumentale, granitico, è un ONAV che è aperto alle persone che si danno da fare. Quindi il primo messaggio che vi do è l'ONAV è di tutti, quindi è principalmente vostro.